Ciao a tutti da Max Nova, finalmente 42esima parte di Pokémon Rosso, la villa Pokémon. Qui c'è una caterva di roba da fare, ma principalmente sono qui per cercare un modo per accedere alla palestra. Allora, prima di tutto, strumento nascosto. Qui nelle colonne sulla destra, alla sesta, c'è nascosta una. No, non era la sesta, forse era la quinta. Una pietra lunare. Poi, per adesso non uso repellenti, quindi farò vedere un po' i Pokémon che si trovano. Perché qui ce ne trovano. È un dannato labirinto perché queste porte qui, che sembrano quelle della Sylph che si aprono con l'apriporta, in realtà non si aprono con l'apriporta della Sylph, ma vengono attivate da degli interruttori che sono nascosti in delle statue che faccio vedere subito. Ovviamente, post incontro col Pokémon selvatico. Qui si trovano Grimer, Mach, Koffing, Weezing, Growlithe. Sulla versione rossa, mentre nella blu si trova ovviamente Vulpix e Ponyta. Nella versione blu, in aggiunta a questi, con il 5% di encounter rate, c'è Magmar al posto di Electabuzz di rosso nella centrale elettrica, che è fortissimo. Peccato che si trovi così tardi perché. È un buon Pokémon da usare, un ottimo Pokémon da usare. E nonostante sia di tipo fuoco, può imparare tante belle mosse, tra cui anche Psichico. Poi volendo, stavo pensando, si può anche mettere in seconda generazione, fargli imparare Tuono Pugno, ripassarli indietro e cose belle. Le statue hanno interruttori. Ovviamente adesso non lo premo perché è presto. Faccio magari qualche altro incontro con i selvatici, poi metto subito i repellenti. Questo Ponyta però, se non lo critto di botto in testa, lo prendo, mi servirà a fine video per fare l'ultimo scambio presente nel gioco, che è quello del tizio che lo cerca per dare un seal in cambio. Quindi ipnotizzalo, grande pendulum che all'inizio dei video ha sempre ottime prestazioni, poi dopo vanno incalando, non addormenta mai più nessuno. Allora, Mega Ball, Mega Ball, Mega Ball. Fantastico. In teoria avrei bisogno di due Ponyta, però mi fermo qui con le catture e con gli incontri dei selvatici, altrimenti poi il video dura troppo e non va bene. Allora, super repellente. E parto subito al piano di sopra. Potrei far vedere cosa c'è di là, ma tanto ci arrivo anche dopo. Perché comunque quella stanza lì di sotto è un vicolo cieco e non ci si trova niente. Di là è una specie di corridoio fatto di, cioè, stanze tutte una sotto l'altra in fila che portano a un'uscita secondaria della villa. Uscita dalla quale un po' come le isole spumarine, ci si può uscire ma non ci si può entrare. E se si tenta di entrare si finisce sempre nell'androne principale con il colonnato. Allora, questo tizio, che non dà segni di interazione, nemmeno se ci vado davanti, ma in realtà un allenatore. Allenatore di una classe che sta molto sulle sue perché sono dei. Stavo per dire ladri, perché dei scassinatori non esiste, no? Degli scassinatori, quindi. Comunque sì, una classe di allenatore che nel mentre che si divertono a saccheggiare roba dalle rovine della villa slash laboratorio, lottano anche con dei Pokémon di tipo fuoco generalmente e la loro particolarità è che appunto non interagiscono col giocatore nonostante gli si incroci lo sguardo e sganciano una cospicua somma a fine degli scontri. Che si aggira intorno ai 3000, 3060, ok, buono, buono comunque. Allora, qui ci sono scale, statue, è un po' un casino, però meglio andare prima di qua. Perché c'è diarietto e oggetto che prendo subito. È del calcio, quindi potrei metterlo su qualcuno che ha bisogno di attacco speciale. Faccio una cosa, non la farò mai più. Allora, 81. No, 99. Oh, ha più attacco che speciali. Assolutamente non va bene. Rust, subito. Allora, e via di qua. Ah no, via un corno. Momento. Diario 5 luglio, Guyana, che è un posto che non esiste. Però Sud America, il Sud America invece esiste. È stato scoperto un nuovo Pokémon nel cuore della giungla.
Chissà mai di chi si tratta. Vabbè, comunque, taglio corto con queste cose. Ci sono diari che riguardano la scoperta di Mew e la successiva creazione e nascita di Mewtwo. Credo che il secondo diario. Io quasi quasi faccio una cosa così abbastanza carina. Li leggo anche in ordine perché. Vabbè. Ah, finito il ferro repellente. Ovviamente, il 10 luglio abbiamo chiamato il nuovo Pokémon Mew. Quindi la cosa che. In realtà non c'erano. Come posso dire? Suggerimenti sull'esistenza di Mew all'interno dei giochi. In realtà è falsa perché i diari ne parlano e come, nonostante che si trovi Mewtwo. Comunque. Altro diario, Mew ha partorito il piccolo, si chiama Mewtwo. Qui c'è un errore di traduzione perché in realtà il termine non era partorito, ma sia in inglese che in giapponese mi pare viene adottato un altro termine, forse ha dato alla luce o ha generato, non mi ricordo bene. Comunque, allora, Ninetales è bello, è fortissimo, quello di questo allenatore no, perché giustamente ha le mosse naturali di un Ninetales di livello 1. Ha tanta difesa speciale, ecco perché regge Surf. Però, giusto, probabilmente ha colpo coda, attacco rapido, boato e braciere, forse. Brutto colpo assolutamente inutile, grazie comunque Sub-Zero e Sub-Zero. E sono contento che abbia fatto il 42. 3420. Bisogna ricordarsi di questi numeri perché fra un po' li confronto. Primo strumento nascosto. No, non è vero. Secondo, perché il primo era la pietra lunare. Dovrebbe esserci un altro strumento nascosto in tutta quanta la villa. E so già dov'è perché me lo ricordo. Qui non c'è più nulla. Posso andare e probabilmente devo ripremere la statua. Sì, perché ovviamente l'aver letto il secondo diario mi è costato qualche passo in più. Allora, ah, ovviamente la stanza quella qui nel corridoio, lì in basso a destra, vicolo cieco, non contiene nulla, non serve a nulla. Qui devo andare invece in quella zona. Stessa zona, piano diverso. Questo è un ferro, lo uso subito. Qui però non sto a controllare le statistiche, vado un po' a sentimento. Penso che lo darò a Londigger perché comunque ha delle difese di carta. È un po' inutile dare della difesa a un Pokémon che ce l'ha di carta, ma in avventura non si sa mai. Ah, ero senza repellente? Ok. È al 42 quel coso, quindi i Pokémon qui sono a livelli abbastanza alti. Io gli faccio geloraggio perché quasi quasi provo a congelarlo, se funziona bene. Se Fango mi avvelena, peggio, però ho le cure totali dietro apposta. Vorrei cercare di indebolirlo e anche congelarlo, ma non penso di riuscirci. Oh wow, minimizzatore. Sarà difficile sia colpirlo che addormentarlo a questo punto. Però ci devo provare. Vabbè, ah può avere tutto il veleno gas che vuole, tanto a questo punto ormai. Fantastico, perfetto. Ora lui non si scongela più, quindi io posso fare tutte le cose con calma. Intanto questa è una. E questa è l'altra. Il tasso di cattura, sì, del congelamento è in modifica in lotta esattamente come quello del sonno, quindi applicata tutta la formula e vari calcoli e alla fine per due. Quindi super repellente subito e c'ho anche un Mach in saccoccia, così tanto per fare scena. Assolutamente pulsante segreto e di là c'è il vuoto totale. Allora, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero. No, lo cambio con Londigger perché quello è uno scienziato, quindi avrà dei Pokémon di tipo elettro. Avrà sicuramente dei Pokémon di tipo elettro. E a questi livelli potrebbe anche avere, stavo per dire, degli Electrode. No, ok. Meglio così. Almeno non è roba che salta per aria. L'acerzione non dovrebbe. Ok. No, insomma, non dovrebbe lasciarli in vita, stavo per dire, quindi. Magneton è un po' più robusto, quindi per quanto non mi piace usare Fossa, ma solo perché usa due turni, è la cosa più sicura da fare per fare presto.
Tra l'altro Fossa, avevo dimenticato che ha una potenza base di 100 e non di 80 come ricordavo, quindi è bruttissima. Se Terremoto non è più potente, qui rispetto che ai giochi successivi, Fossa fa lo stesso danno di Terremoto, è fortissima, con tanto che anche la parte di utility per far uscire dalle grotte. Allora, qui lo faccio vedere, non è nulla in realtà, vicolo cieco, non ci sono strumenti nascosti. Torno su. Ah, non ho guardato quanti soldi ha dato lo scienziato a fine scontro, peccato. La via giusta è quella qui a sinistra. Quindi giù di sotto, secondo scienziato, e non sarà l'ultimo con cui mi scontro. Devo controllare tra le palme col detector che non ci sia un quarto strumento nascosto, ma io personalmente ne ricordo soltanto tre. Oltre ovviamente lo strumento visibile. Fossa subito, perché lui può autodistruggersi. Bello, mi piace tanto quando succede questa cosa, perché Lone Digger non torna su, ma resta giù. Lui manda Weezing, torna su Lone Digger e lo one shotta. Se non rimane in vita, ma non penso perché con 12 livelli di differenza. Ok, questo ovviamente è l'esito. E non ho guardato di nuovo, è il compenso, fantastico comunque. Carburante subito su Undancer. Qui non mi sbaglio, so chi è il più lento, quindi e devo migliorare quell'aspetto. Allora, detector, non c'è nulla. Non mi sto a spostare, se non c'è qui sono già sicuro che non ci sia nulla. Devo andare assolutamente di là e per farlo mi serve un interruttore che è in una statua qui. Primo settembre, Mewtwo è davvero troppo forte, non riusciamo a contenere i suoi istinti animali, nonché i suoi poteri psichici. Sarebbe stato bello godersi questa cosa in una blind run in un Giappone del lontano 96 in cui. Lascia Lone Digger, sì, dai. In cui la cosa era stata pensata così: arrivi a questo punto del gioco, cominci a leggere di questo Mew, di questo Mewtwo, non sai nulla fino alla fine, finisci il gioco, poi ti ricordi che esiste un posto in cui tu non sei mai andato, ti trovi alla fine Mewtwo e dici. Allora è forte. Voglio vedere un po' i danni di frana. Ok. Ah, però quel brutto colpo non lo so se sarebbe andato KO lo stesso. Allora, Lone Digger al 42, bene. C'è qualcuno rimasto al 41? No. Però do lo stesso. No, do un po' di screen time anche a Zeitgeist. Che dovrebbe one-shottare Ponyta tranquillamente. Non lo so. Suppongo di sì però, perché Ponyta è un Pokémon molto molto buono, non ne ho ancora parlato, ma è forte. Vabbè, brutto colpo, peccato. È un Pokémon tipo fuoco che ha delle buone statistiche sia offensive che speciali, molto veloce rispetto agli altri Pokémon di quel tipo. E peccato che si trova tardi. MT14 non l'apro, la dico, me la ricordo a memoria, è Bora. La versione migliorata di. No, non premerlo di nuovo. Migliorata di gelo raggio per quanto riguarda il danno. Non è infallibile, ma è più precisa rispetto ad ora. Ricarica totale, ok. E adesso cerco di andare di là in alto a destra. Sarebbe stata un'ottima alternativa come mossa ghiaccio su Sub-Zero, ma si trova troppo tardi. E l'altra pecca è che non congela al 20% di probabilità, ma mi pare di meno 10%. Allora, lascio Lone Digger davanti perché c'è uno scienziato e stavolta non mi devo sbagliare perché. Ma allora sei cretino. C'era un laboratorio qui, comunque. Non mi voglio sbagliare, voglio assolutamente vedere il compenso a fine scontro per confrontarlo ovviamente con quello degli scassinatori. A proposito di scassinatori, poi ci sarà una cosa particolare nella prossima parte. Allora, Electrode, fatti saltare in aria gentilmente. Grazie, ti voglio bene. Allora, suona un po' come un insulto, però alla fine, cioè, lo fanno, quindi. Ah, non avevo un terzo Pokémon. Ok, 1700, quindi sì, gli scassinatori danno circa il doppio. Allora, qui c'è una statua, ma non la attiverò subito, perché prima bisogna andare di qua, perché dopo qui questo passaggio si blocca. L'effetto repellente, poco importa.
Devo fare attenzione a miscliccare perché si può attivare un repellente su un repellente, quindi... Oh, una caramella rara. E questa cosa non l'ho detta mai, però beh, si può fare, quindi... Allora, la uso su Zeitgeist. Tanto per... Lo faccio vedere solo una volta per sport e poi non lo faccio mai più. Quindi qui sì, si può attivare un repellente su repellente, quindi... È strano, ma si può fare. Oltre che uno spreco, però è uno spreco che adesso mi pesa poco. Quindi, apertura. Ok, il passaggio non si blocca. Cos'è che si blocca? Ah, si blocca il passaggio vicino allo scienziato da cui sono venuto. Ok. Questa dovrebbe essere MT22, non l'apro. È solo a raggio, me la ricordo a memoria. E infine, chiave segreta che servirà ad aprire la palestra. L'ultimo strumento è nascosto e si trova qua in alto. Ed è una caramella rara. E con questo ho fatto tutto quello che c'era da fare alla villa. Salvo le catture che magari me le recupero all'inizio della prossima parte. E questa va su Lone Digger. Spero di usare molto Sub-Zero la prossima parte. E non è finita qui. C'è un'ultimissima cosa da fare. Ma per questa devo ringraziare Lone Digger con Fossa. Che mi permetterà di accelerare i tempi. Perché altrimenti se no avrei dovuto fare tutto il giro strano e salire di un piano. E uscire da un corridoio a destra. Torno nel laboratorio nella sala prove, così come si chiama da cartellino che non sto a rileggere. E oh, mi sono dimenticato. Spero di poter usare uno di questi PC. Mitico, fantastico. Quindi subito via giù Lone Digger, non via ma giù. E su il Ponyta. Ok, ho già Grimer Mach, quindi off camera prenderò Coughing e Weaving. Tieni Ponyta e dammi pure il seal, così lo faccio anche vedere subito in diretta, che bello, molto comodo. E ripeto, questo è l'ultimo scambio in game rimasto su Pokémon rosso e anche blu. L'unica differenza è che su blu c'è lo scambio di Nidoran femmina in realtà è un Nidoran maschio. Nidoran maschio in cambio di Nidoran femmina, ma più di quello, null'altro da aggiungere. Ed eccolo qui. Vado a vedere un attimo le mosse che ha, visto che sarà a livello 30. Che livello era Ponyta? 30 o 32? Ed è al 30, ok. Marinaio? Ma perché? Ah, perché mi pare di ricordare che ha lo stesso nome anche in lingua inglese, quindi è un po' strano, cioè in italiano suona un po' strano, marinaio, molto banale però. Quindi, depositando il marinaio e ritirando Lone Digger dalla postazione fighissima del laboratorio, saluto tutti e al prossimo video. Bye bye.